davvero colpito il percorso che il metodo autobiografico creativo ci porta a fare. Un percorso dentro di noi, ma un percorso anche che ci aiuta nella relazione con l'altro. Crea una consapevolezza di noi stessi, di come siamo e di come ci vedono gli altri. Il metodo autobiografico creativo si basa sul concetto che la creatività è il modo più semplice e naturale per avvicinarsi all'emotività, nel senso che esprimersi con l'arte sostanzialmente vuol dire esprimersi con le proprie emozioni. Metodo autobiografico creativo aiuta a mettere a confronto le proprie emozioni con quelle degli altri. Io credo che quella sia comunque una base per poter essere poi in empatia con il mondo attorno a noi e sviluppare un'intelligenza emotiva per entrare in relazione, per acquisire fiducia nell'altro. Ho potuto riscontrare maggiormente il grande valore del metodo autobiografico creativo nel potenziare l'intelligenza emotiva. Esso infatti favorisce la presa di coscienza del sé più profondo attraverso i processi creativi. Solo quando avremo chiaro come funzionano le nostre emozioni e sapremo gestirle al meglio tramite un profondo dialogo interiore, permesso grazie al gioco creativo e a tutte le varie tecniche che abbiamo visto nel metodo autobiografico creativo, allora potremo giungere a parlare di empatia. Per poterne trarre delle risorse utili in tutti i campi della vita, non solo della vita professionale, utili per la vita di relazione, per metterci in contatto con gli altri e per poter avere sempre nuovi e proficui rapporti interpersonali. È un metodo anche che ci porta a esaminare i lati meno conosciuti e meno esposti di noi stessi, talvolta i lati che ci piacciono di meno. Cosa che mi è piaciuta di più del metodo autobiografico creativo è il viaggio dell'eroe. Ognuno ha un eroe dentro se stesso, ha delle ispirazioni, dei desideri che vuole portare a compimento, ma molto spesso ci sono delle prove difficili da affrontare. Alla fine il protagonista siamo noi, quindi sono delle sfide che noi riconosciamo come tali, che sentiamo dentro di noi e che riusciamo a portare fuori attraverso la creazione della fiaba. Contesti applicativi in cui preferisco inserire il metodo autobiografico creativo sono i percorsi di crescita personale e l'educazione. Conoscendo l'ambiente aziendale, secondo me è molto interessante anche per far riflettere sul rapporto che si crea e anche per capire le dinamiche che sono all'interno di un gruppo. Trovare nuovi punti di vista. E riconoscere e trovare delle proprie capacità, lavorare sulla fiducia verso il prossimo nell'ambito del business, team building, per lavorare su tutte queste dinamiche di gruppo.